Vent'anni fa la strage di Via D'Amelio, oggi la commemorazione nel piazzale intitolato Emanuela Loi. Lei, assessore Saltamartina, ha conosciuto il giudice Borsellino? Sì, l'ho conosciuto, conosco i suoi figli, il figlio è un collega, dice questo, della Polizia di Stato. Lo ricordo proprio consapevole nel corso di un incontro per la formazione della Polizia Giudiziaria a Marsala. Lui era stato appena nominato procuratore. Ricordo che dalla nomina di Borsellino nacquero poi tutte le polemiche che portarono il CSM a non nominare Falcone all'ufficio istruzione, preferendo il dottor Meli. Lui, sia Falcone che Borsellino, erano perfettamente consapevoli che correvano il rischio della vita, avrebbero potuto scegliere un'altra sede giudiziaria, non lo fecero, sono rimasti in Sicilia e credo che noi ci dobbiamo ricordare di questo sacrificio proprio perché è un esempio per tutti noi. Dopo quelle stragi lo Stato ha sicuramente reagito, ma ancora oggi ci sono, come dire, ombre molto consistenti sui depistaggi, sui fenomeni grigi, per non dire altro, che hanno seguito alla strage, e con evidente il dubbio che pezzi dello Stato non siano stati proprio del tutto adempienti ai loro doveri. Una verità giudiziale riconosciuta, un accertamento dei fatti sui depistaggi che indiscutibilmente dopo ci sono stati, ancora oggi non c'è.